ragazzi, ciao ragazzi, ben trovati in questo glorioso canale, ma soprattutto in un nuovo video. In questo video, come avete già intuito dal titolo, parliamo di improvvisazioni, cioè scene non previste dal copione e nessuno sapeva, che però ci sono state, sono rimaste perché sono riuscite alla grande. Quindi è una top 10, partirò dalla decima posizione, ovviamente fino ad arrivare alla prima. E partiamo con la decima posizione, che vede Will Hunting, Genio Ribelle, un film che vede come protagonisti Matt Damon, Robin Williams e anche Ben Affleck. In questo film ci sono tanti dialoghi tra Matt Damon e Robin Williams, tantissime scene di dialogo fra i due, e una scena di queste è stata improvvisata, ovvero la scena dove Robin Williams parla a proposito della sua moglie che se n'è andata e ne ha un piacevole ricordo, e quando ne parla riporta questo esempio, questo suo modo di fare le flautolenze, e questa scena ha causato una risata assurda da parte di Matt Damon. Cioè, la risata che sentite voi nel film è reale. Meravigliose debolezze. Aveva l'abitudine di scorreggiare nel sonno. Scusa se ti racconto questa cosa. Infatti quella scena fu totalmente improvvisata da Robin Williams, che non lo so, per a suo modo di dire forse ci stava alla grande quella piccola curiosità inventata all'interno di quella scena, e così è stato. Difatti è stata mantenuta, e il film, se voi andate a vederlo, è così. Cioè, c'è questa scena passata alla storia anche. Passiamo alla posizione numero 9 con Taxi Driver, famosissimo film che vede come protagonista Robert De Niro nei panni di questo tassista ritornato dalla guerra in Vietnam, da questo ex militare, scusate, che poi diventa tassista perché non riesce a dormire la notte. Un film di Scorsese, uno dei più iconici che abbia mai fatto, anche perché è un film che ha ispirato poi le pellicole future, tra cui il Joker, interpretato da Joaquin Phoenix. Comunque, parlando di questo film, la scena improvvisata è lui che si guarda allo specchio con la pistola, con il ferro comprato, no? Sentiva forte, sentiva potentissimo, con tutti i suoi addominali mega tirati, perché lui faceva flessione addominale tutti i giorni per mantenere una vita pulita e regolare. Quindi si guarda allo specchio e fa: stai parlando con me, inscenando un finto incontro con un uomo che ce l'ha con lui. You talking to me? You talking to me? Inutile dire che anche questa scena è ricordata da chiunque abbia visto questi film, che poi sono capolavori, sono dei masterpiece della cinematografia. Comunque andiamo alla posizione numero 8 con The Hateful Eight. Sì, l'ho fatto apposta, il numero 8 The Hateful Eight, ok. È un particolare che ho omesso, mi sono scordato di inserire nel video sui 5 migliori film di Tarantino, che è lo scorso video che ho fatto, quindi vattelo a recuperare se ancora non l'hai visto. Kurt Russell, c'è una scena in questo film dove lui è con questa Daisy, questa prigioniera che deve portare a Red Rock, che poi verrà giustiziata perché Kurt Russell è nei panni di un cacciatore di taglie, quindi la deve portare. Insomma, c'è una scena in cui lui prende questa chitarra e la spatacchia per terra, la distrugge, e Daisy fa questa faccia, che poi è la faccia reale, perché quella chitarra è una chitarra del 1860, originale, pochissimi pezzi in circolazione, che fu prestata proprio per l'occasione del film dalla Martin Guitar Museum, che quando venne a sapere il modo in cui fu distrutta questa chitarra, poi si rifiutò in futuro di prestare altre chitarre agli studi cinematografici. Era previsto la distruzione di una chitarra. Il museo non lo sapeva, Kurt Russell sì, ovviamente tutto il resto del cast sì. Così che fecero fare una copia di questa chitarra. Però quale fu il problema? Perché alla fine Kurt Russell ruppe la chitarra vera? Perché Tarantino era soddisfatto del Chuck, non voleva assolutamente interromperla, volendo fare una sequenza unica di ripresa. Allora non stoppò niente, quindi fece in modo che Kurt ruppe la chitarra vera, e lui poi si disperò quando venne a sapere la verità. E ragazzi, che ci volete fare? Così è andata. Tarantino è soddisfatto, noi siamo soddisfatti per il film che abbiamo visto, e adesso sai una cosa in più su questo film. Posizione numero 7 per 40 anni vergine, film anche questo, uno dei film passati alla storia. Chi non ha mai visto 40 anni vergine? No, scherzo, l'ho visto solo una volta ai tempi, non ho neanche l'interesse a rivedermelo. Insomma, qui abbiamo Steve Carell che è nei panni di quest'uomo alla ricerca dell'amore. C'è una scena in cui lui si deve depilare il petto, no? Perché c'è un tappetino di peli. Qui sotto alle donne un garba, almeno in tanti dicono, poi magari ci sono quelle donne a cui piace. Comunque c'è questa scena dove lui si strappa i peli con la ceretta, e non è una scena finta, quello non era un finto tappetino, erano i suoi peli veri. Quindi lui, quando sentite l'urlo allo strappo,
È un urlo reale di dolore. È un urlo di dolore. E poi lui stesso affermò anni dopo che sì, quella scena è reale e provò così tanto dolore che poi non ha mai più voluto saperne di fare altre cenette in vita sua. Magari poi l'ha fatta, magari ci ha ripensato, però insomma, esperienza un po' bruttina per il nostro leader della Dunder Mifflin. Comunque, posizione numero 6 che abbiamo Django Unchained. Allora, questa è una cosa che vi ho già detto al video sui migliori 5 film di Tarantino, un altro riferimento, ma che succede? È il video che ho fatto la scorsa settimana. E insomma, dico che c'è questa scena dove Leonardo DiCaprio ha questo dialogo con Christoph Waltz. Nello scorso video l'ho chiamato Christopher e mi scuso per la mia negligenza, non sbaglierò più in futuro i nomi degli attori, promesso. E fate bene voi a farmelo notare, ci mancherebbe altro. Commenti come quelli che ho ricevuto nello scorso video sono oro per me, ne traggo veramente insegnamento e quindi continuate voi. Comunque, c'è questa scena dove Christoph Waltz ha il dialogo con Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio è così incazzato, così preso dalla parte, che rompe questo bicchiere, che tra l'altro era un bicchiere, non so se è di scena, ovvero, ma comunque a quanto pare era fatto di vetro o una plastica molto resistente, perché si è tagliato, no? Si vede tutto il sangue che gli cola dalla mano. C'è lo stupore tra gli attori accanto a lui, ma lui continua imperterrito a recitare ed ha dato vita proprio a questo personaggio che se ne fotte di chiunque, che difatti è uno dei migliori protagonisti in Django. Ora entriamo nella top 5 e lo facciamo a muso duro con Full Metal Jacket, film di Stanley Kubrick. Allora, non mi piace, riconosco che è un grandissimo film perché è ben fatto, ma non mi piace. L'ho visto 2-3 volte, per me è una noia totale, che palle, che coglioni. Comunque, avete presente voi il sergente? Quello che urla tutto il tempo, che chiama sacco di merda il ciccione che poi si ammazza. Lui, pensate voi, è un ex militare, quindi ha già l'esperienza di una guerra. E pensate voi, inizialmente fu preso da Kubrick per metterlo nel suo staff, ma poi gli fece fare qualche provino, gli fece provare qualche dialogo improvvisato. E gran parte dei dialoghi improvvisati sono all'interno di Full Metal Jacket. Quindi gran parte dei dialoghi che sentiamo dire da lui sono improvvisati. Oh, Gesù, Gesù. E questo che cos'è? Ma che cazzo è questo? Che cos'è questa palla di lardo? Signore, ciambella con crema, signore! Come ciambella con crema? Kubrick disse: tu hai già avuto l'esperienza in guerra, sai sicuramente meglio di me quello che potresti dire a dei soldati in addestramento, quindi fallo. E l'ha fatto, e il risultato è eccezionale. E qui c'è anche l'ingegno da parte del regista a capire chi ha di fronte. Non è un particolare da poco, eh. Posizione numero 4 per Quei bravi ragazzi. Altro grandissimo film di Scorsese, che parla della vita di questo ragazzo che sognava di diventare un gangster e poi lo diventa davvero, fino a diventare un infame bastardo protetto dall'FBI. E comunque abbiamo un Ray Liotta che, come ho già detto in altri video passati, secondo me è la sua migliore interpretazione in carriera, perché poi la roba che ha fatto prima e dopo fa cagare se non ridere all'imbarazzo. Comunque, ma avete presente la scena di Joe Pesci che parla con Ray Liotta? E Joe Pesci fa una battuta, Ray Liotta ride e fa: quanto sei buffo! E lui fa: buffo, ti faccio ridere, che sono un clown, sono un pagliaccio, una roba del genere. Non me la ricordo sia in inglese sia in italiano, quindi fa confusione, fa tipo un mashup tra le lingue. Se guarda, è proprio buffo. E come sarebbe buffo? Come sarebbe? Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo. Perché? Per via di come parlo, o cosa? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Ecco, dovete sapere voi che quella scena è improvvisata solamente da questi due, tra Joe Pesci e Ray Liotta. Tutto il resto degli attori lì intorno non ne sapeva niente, perché questo è un episodio avvenuto veramente nella vita di Joe Pesci. Cioè, lui veramente disse a un boss mafioso: sei buffo, e lui si incazzò tanto, perché è come se fosse una mancanza di rispetto. Mi stai dicendo che faccio ridere, mi stai dicendo che sono alla pari di un pagliaccio? Questo è il modo di intendere. Anche questa è una scena fantastica che chiunque ricorda, ed è bello sapere anche che qui c'è la fantasia degli attori, no? L'esperienza che poi li porta a regalare questi momenti eccezionali. Il podio inizia con la posizione numero 3, ovviamente, e nella posizione numero 3 abbiamo il Cavaliere Oscuro, ovvero il Joker. Ora, pace all'anima sua di Heath Ledger,
Interpretazione magnifica, eccezionale, superba. Se non ci fosse stato lui nel Cavaliere Oscuro, non ricorderemo così bene questa trilogia. Lui ha reso un sequel veramente speciale. Insomma, sappiamo anche che diverse scene, diversi modi di fare, diversi comportamenti erano tutti improvvisati da Heath Ledger, che era entrato così tanto nel personaggio che, a detta anche di Christian Bale, quando lo vedeva truccato gli faceva impressione. La scena in questione, improvvisata, di cui sto parlando, del perché si trova nella posizione numero 3, è l'esplosione all'ospedale. Ora lui esce dall'ospedale vestito da infermiere, ha il detonatore in mano, lo schiaccia così forte e c'è un'esplosione parziale, però, e lui aspetta, lui è dubbioso, così. E l'esplosione ritardata non era una cosa voluta dalla sceneggiatura, facciamo attenzione. L'esplosione stava tardando veramente, quindi nessuno sapeva cosa fare, nessuno sapeva cosa stava accadendo. Lui è rimasto nel personaggio facendo finta che qualcosa sia andato storto veramente all'interno del suo detonatore, ecco. E poi niente, l'esplosione c'è stata, lui se ne va felice e contento. E anche quella è un'improvvisazione. Meno male che alla fine l'esplosione c'è stata, perché qui si rischiava di sputtanare una quintalata immensa di milioni di dollari. Posizione numero 2 per The Wolf of Wall Street. Sì, abbiamo ancora una volta DiCaprio, però non è lui, o meglio, la scena lo coinvolge, ma non è lui stesso a improvvisare. L'improvvisatore in questa situazione è Matthew McConaughey. Non sbaglierò più in futuro i nomi degli attori, promesso. Matthew McConaughey ha il ruolo di broker finanziario, no? È colui che porta per la prima volta Wall Street, accompagna, lo prende per mano, per la spalla, Jordan Belfort, lo porta per la prima volta a Wall Street. E durante questo pranzo lui, Matthew, gli spiega i segreti di come andare avanti in questo ambiente pieno di droga, di lussuria, di donne, di alcol. E poi, quando glielo spiega, gli mostra questo, come potrei chiamarlo, questo canto. Inizia a canticchiare. È questa la scena. Ebbene sì, questa scena è improvvisata proprio da Matthew. E DiCaprio si è sforzato tantissimo pur di non uscire dal personaggio e di non ridere. Anzi, pensavo, ma che cazzo sta facendo? E lì poi ha continuato e la scena è venuta fuori in un modo più naturale possibile. Ed è molto figo pensare che questa sia un habitué di Matthew McConaughey prima di recitare un ruolo. Prima di un Chuck, lui medita e fa questo canto per sciogliersi, no? E siamo arrivati, finalmente, posizione numero 1 per uno dei film, credo uno dei migliori film horror passati alla storia. Thriller, dai, chiamiamolo thriller, non è propriamente horror, è thriller. Il Silenzio degli Innocenti. Il film che ha valso l'Oscar a Anthony Hopkins con soli 25 minuti di apparizione. Lui appare solo 25 minuti in questo film. È un mostro. E il dialogo agghiacciante, da brividi, che ha davanti a Jodie Foster è frutto della fantasia malata proprio di Anthony Hopkins. Ebbene sì, quel dialogo che gli è valso l'Oscar, no, neanche una conversazione, perché è proprio un monologo. No, 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 stavi andando così bene, non eri rimasta insensibile alla gentilezza, avevi stabilito un clima di fiducia riferendomi quell'imbarazzante verità di Mix. E ora questa domanda di cattivo gusto sul tuo questionario. Non si fa così. Quel monologo di Anthony Hopkins che ti fa rimanere di stucco, di sasso, ti gela, ti rapisce verso il suo sguardo. È improvvisato. È tutto fottutamente improvvisato. E se non doveva vincere l'Oscar lui, chi doveva vincerlo? Minchia. Pazzesco, eh? Non lo sapevate questo? Come secondo me non sapevate diverse improvvisazioni all'interno di questa top. Ora, spero di essere stato preciso nei dettagli per quanto riguarda le informazioni che vi ho dato. Se non lo sono stato, scrivetelo, ne ho me, è vostro dovere scriverlo. E niente, io poi vi saluto, ci vediamo alla prossima. Vuola come una bestemmia, pungi come una siringa. Ciao ciao.